Guardando le vostre orchidee o la vostra pianta di limone, che so io, arancio o anche le cicas, avete notato quando che praticamente si creano quei batteri, quegli animaletti, che sono bianchi e fanno un appiccicume un po' particolare che praticamente tende anche a far un po' rovinare la foglia, soprattutto del limone. Ebbene, quella è la cocciniglia. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e oggi vi mostro un metodo semplice, naturale, costo zero per eliminarla dalle foglie e dai rami, ovviamente. Ed eccoci qua, sul tavolo vi mostro gli ingredienti per creare questo insetticida naturale, ovviamente la pianta da curare, che come vedete mi è rifiorito. Qui ci sono le porzioni. E vi spiego subito cos'è. Aceto bianco, un bicchiere e 2 bicchieri di acqua. Ok? Si mettono nello spruzzino e poi faccio vedere come funziona, come va dato sulla pianta. Ovviamente il contenitore dello spruzzino deve essere pulito, sciacquato. Potete usare qualsiasi contenitore, l'importante è che sia pulito e asciutto, sia lo spruzzetto che il contenitore. Iniziamo. Chiudiamo bene. Ovviamente va agitato. Ecco qua. E adesso vi mostro come andarlo a dare alla pianta. Ecco, adesso vi mostro come darlo alle vostre piante che hanno purtroppo questi insetti tra le loro foglie, tra le loro insenature. Come vi ripeto, questo è un rimedio naturale che potete darlo a tutte le piante, qualsiasi tipo di pianta. Io l'ho usato anche per il limone, perché anche il limone che avevo, che ho, praticamente sotto la foglia aveva tutto questo appiccicume maledetto e soprattutto questi animaletti bianchi, che veramente, guarda, era una cosa anche bruttissima ed estetica da vedere, e soprattutto questi animaletti attaccano il fiore e quindi il limone, anche se esce, esceva molto, come si può dire, rovinato, imbastardito, deformato, perché non riesce a sviluppare bene tutta la sua grandezza. Ma adesso vi faccio vedere come dovete darla sulle piante. Ovviamente questo è un lavoro che dovete fare fuori, sul balcone, in giardino, giustamente, perché altrimenti rischiate di rovinare il pavimento, perché aceto comunque sia, e poi ovviamente certo odore d'aceto è bello forte. Fatto ciò, ci sono due metodi. Il primo è quello di lasciare la pianta così, che secondo me è il metodo più efficace. Altrimenti potete tranquillamente risciacquarla sempre con uno spruzzino pulito, riempito solo ed esclusivamente di acqua, ci lavate la pianta. Semplicissimo. Ok? Perfetto. Questo è un metodo naturale, costo zero, ovviamente, zero. Praticamente il costo dell'aceto, perché poi l'acqua la potete prendere pure dal rubinetto. C'è un altro metodo, che è un metodo un po' più, diciamo che non tutti hanno, che meglio, prima magari avevano, adesso non hanno più, il sapone di Marsiglia, il tocco. Il tocco di Marsiglia praticamente va grattugiato, va messo in un'acqua calda, fatto sciogliere, ok? Poi messo in uno spruzzino e fatto lo stesso procedimento, lavato bene la pianta, però lì obbligatorio sciacquare, perché giustamente trattando di sapone, sì, sapone naturale, potrebbe comunque far ingiallire la foglia, ok?
Niente ragazzi, anche per oggi questo video finisce qua. Fatemi sapere che cosa ne pensate di quello che vi ho fatto vedere e se vi è stato utile, ovviamente mettete un mi piace e condividete e iscrivetevi al canale. Ciao!